Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica sulla costante di equilibrio K e Q nel caso di un equilibrio eterogeneo. Diamo innanzitutto la definizione di equilibrio eterogeneo. Siamo in presenza di un equilibrio eterogeneo quando in una reazione chimica all'equilibrio, non tutte le specie chimiche sono nel medesimo stato fisico. Possiamo infatti constatare che la prima specie chimica è nello stato fisico solido, mentre tutte le altre in quello aeriforme. Quando scriviamo l'espressione della costante di equilibrio, nel caso di un ad esempio di un equilibrio eterogeneo, nell'espressione stessa vengono prese in considerazione esclusivamente quelle specie che sono nello stato aeriforme, oppure nello stato acquoso, ovvero gli aeriformi e i soluti. Non vengono invece presi in considerazione i solidi e i liquidi, liquidi intesi come solventi o sostanze liquide di cui ve ne è una gran quantità. Questo perché sia solidi che liquidi è come se non potessero variare la loro concentrazione, con procedere della reazione chimica. Per questo precedente equilibrio, la costante di equilibrio sarà espressa come concentrazione di CO, lo possiamo prendere proprio perché è aeriforme, elevato al suo coefficiente stechiometrico, ma è unitario, per la concentrazione molare della specie chimica H2. Quindi la moltiplicazione delle concentrazioni molari dei prodotti fratto il prodotto, diciamo, delle concentrazioni molari dei reagenti elevate ai loro coefficienti stechiometrici. Ma qui non ci devo mettere la prima specie chimica perché è un solido e nella costante di equilibrio non ci va. Questa è l'espressione della costante di equilibrio per questa reazione chimica. Potremmo fare un altro esempio, prendere NH3, l'ammoniaca acquosa, questo vuol dire che è solvente l'acqua mentre l'ammoniaca NH3 è il soluto, più dell'acqua c'è una L liquida, sarà quindi non solo il reagente ma verosimilmente anche il solvente, quindi viene una grandissima quantità e mi dovrò ricordare di non prenderla in considerazione nell'espressione della costante di equilibrio. Equilibrio con lo ione ammonio, anch'esso allo stato acquoso, quindi quando c'è acqua vuol dire che è un soluto, più degli ioni OH-, anch'essi acquosi. Nell'espressione della costante di equilibrio, K e Q per questo equilibrio, sarà di questo tipo. La concentrazione molare di NH4 più per la concentrazione molare di OH-, il tutto fratto la concentrazione molare dell'ammoniaca. Tanto per curiosità, questo valore ad una temperatura di 25 gradi centigradi ammonta a 1,8 per 10 alla meno 5. Come si può vedere, a denominatore non appare la concentrazione dell'acqua, proprio perché è liquida. Quindi, concludendo, diciamo, facciamo un riassunto, nell'espressione della costante di equilibrio appariranno soltanto quelle specie presenti all'equilibrio che sono aeriforme o acquose, proprio perché sono le uniche specie chimiche la cui concentrazione molare può variare durante il decorso della reazione. Mentre non saranno mai presenti le specie chimiche solide e liquide proprio perché non può, diciamo per così dire, variare la concentrazione molare durante la reazione. In quest'ultimo caso la concentrazione molare dell'acqua è talmente elevata che durante questa reazione è come se non variasse, quindi non è presente a denominatore. Spero che questo video vi sia stato di aiuto, grazie dell'ascolto e alla prossima.